Oh, buongiorno, buonanotte, anzi buonanotte a tutti dal Locusai Bar, trasmissione notturna di mercoledì 25, boh, di agosto. Sta finendo questo mese, l'estate se ne va, un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va, eccetera, eccetera. Quindi ieri abbiamo fatto due video, sono di libri abbastanza impegnativi, Anna Karenina e ovviamente cioè, il libro di Edda Chan era incentrato sul processo, soprattutto su il suo rapporto con Galeazzo Ciano. Era un modo per rivalutare la figura di Galeazzo Ciano, perché ovviamente non è amato cioè Galeazzo Ciano si è trovato un po' nel guado tra fascisti e antifascisti, non è che gli antifascisti hanno fatto dei monumenti. E ovviamente, vabbè, comunque ne abbiamo parlato ieri. Oggi parliamo di un fumetto, come ho anticipato, Gilgamesh, che in realtà siamo sempre nel ramo della storia. Questo è uno. In realtà era uscita anche qua a luglio, di cui non ho parlato, ma questa collana, siamo arrivati al numero 5, Gilgamesh, l'immortale. Poi, testimone della storia. Poi, attraverso i secoli. Nel numero di luglio c'era le ultime avventure, fino a, e poi il 5 sulle stelle, un brindisi alla speranza. Nel numero di luglio c'erano ovviamente c'era la storia del Novecento, perché in realtà Gilgamesh, che è forse il progetto più ambizioso, uno dei progetti più ambiziosi di Robin Hood, e per chi non l'avesse mai letto, è tanta roba. C'è la seconda guerra mondiale, Gilgamesh con i nazisti, la guerra atomica, l'uomo che si autodistrugge, insomma, le guerre in Africa. So. Robin Hood è in un dono di sintesi, il triangolo delle Bermude, Atlantide, c'è un po' di tutto. Mostri spaziali. Oh, i disegni sono sempre come al solito di Lucio Oliviera, e nell'ultimo numero, che è quello d'agosto, la storia dell'umanità ricorda un po'. No, Gilgamesh si ritrova solo nel pianeta ormai disabitato da una catastrofe nucleare, e c'è un grande omaggio ovviamente a Christian Rodin, il pensatore, il filosofo, il pensatore Michelangelo. Un omaggio a Michelangelo. E in realtà Gilgamesh in questi numeri è un po' il simbolo dell'uomo, l'uomo che è la coscienza di tutta l'umanità, è un po' la memoria storica di tutta l'umanità, potrebbe essere, cioè in realtà è un'odissea a fumetti. In questa odissea alla fine Gilgamesh dovrà lasciare la Terra, il pianeta Terra, per andare verso le stelle. In questo si ricollega in certo senso a 2001 Odissea dello spazio, il romanzo di Arthur C. Clarke. È un fumetto molto filosofico, ricorda anche Morselli, Dissoluzio Genesi, Dissoluzio Humanum Animalis Genesi, in cui il protagonista si ritrova solo con la sparizione dell'umanità. E c'era anche un romanzo di della Shelley, L'ultimo uomo sulla Terra. Ovviamente Gilgamesh, essendo immortale, cioè queste scene veramente allucinate di Gilgamesh che si muove in un pianeta ormai disabitato, fino a quando scopre, gli appare una sorta di personaggio mitico, Mago Merlino, gli appare in sogno Mago Merlino, e che poi si scoprirà che è un computer e ci sarà. Sei con dei neonati, non dico ibernati, l'idea di portare Gilgamesh porterà l'umanità sulle stelle. Quindi è una storia alquanto complicata, alquanto complessa. Io ve la sto riassumendo, ma in realtà abbiamo parlato di Tolstoi, ma qui non è meno da Tolstoi. Cioè, voglio dire, il fumetto non è, cioè, il fumetto è tante cose, voglio dire, questi 4-5 volumi non sono roba da poco, nel senso che Robin Hood affronta temi abbastanza importanti, il rapporto uomo-tecnologia, le macchine che si ribellano all'uomo,
Cioè, in questa cosa di Gilgamesh, che sta in realtà a questo punto sta cercando la sua morte, sta cercando Upnanishtim, e ritorna sempre Zaccaria Sitkin, che ovviamente poi tutto questo, insomma, ritorna sempre Zaccaria Sitkin, la civiltà sumera influenzata da extraterrestri, rimanda sempre ai libri di Zaccaria Sitkin. Che vi devo dire, questo è ovviamente un fumetto che richiede un certo impegno alla lettura, perché i testi di... è un fumetto forse il più filosofico, cioè Gilgamesh è la parte filosofica di Robin Hood e Dago la parte storica. In realtà anche Dago è, sì, anche Dago ha un qualcosa di immortale che appunto attraversa paesi e territori senza morire mai. Scusate, prendo il caffè. Questa ci vuole, quindi c'è tanta roba da leggere, però questa roba da leggere ha un senso in quanto affronta un sacco di problemi, tipo l'uomo macchina, il rapporto uomo di macchina, gli androidi, c'è veramente in quest'opera di Gilgamesh, Robin Hood. Credo che non sia una delle opere più famose di Robin Hood, oppure forse, però certamente in quest'opera Gilgamesh è ovvio che rimanda all'Eternauta. Questo è il figlio, Gilgamesh è il figlio, insomma il figlio, fumettistamente parlando, è un figlio dell'Eternauta. Certamente l'uomo costretto a vagare in eterno, eccetera, eccetera, se non è l'Eternauta, poco ci manca, nel senso, anche il senso di solitudine del personaggio che non può avere amicizie, essendo immortale. Nel senso, anche poi un'altra cosa, e poi chiudo: qui Robin Hood ci spiega una cosa fondamentale, ce la spiega in un fumetto, ma è fondamentale. La vita dell'uomo acquista un senso solo perché l'uomo è mortale. Perché Gilgamesh, qualsiasi cosa fa, non ha senso. Non ha senso che combatte perché tanto è immortale. Dall'altro, questa cosa dell'immortale ritorna anche in un'avventura di Dago con l'ebreo errante. La ci ripenso, probabilmente è una riviviscenza. Mi ricorda appunto alcuni dialoghi in cui dice: sì, io combatto, ma essendo immortale, che gusto c'è? Ovvio che il valore dell'uomo, il coraggio dell'uomo si dimostra solo in quanto mette in gioco la sua vita. L'uomo che non mettesse in gioco, fosse immortale, qualsiasi cosa facesse non avrebbe senso, quindi sarebbe semplicemente tanto, qualsiasi battaglia a cui partecipasse sarebbe come una partita di scacchi. Quindi Robin Hood ci parla del senso della morte, del senso della vita, del senso cioè ci affronta dei temi degni di Omero, nel senso che non è ovviamente questo fumetto da meno dell'Odissea. So che fa costare i fumetti, però voglio dire, non è, cioè voglio dire, con tutto il rispetto per Tex e Zagor, la parleremo, ho preso sì, ho preso Nathan Never, ho preso. Non ne ho parlato perché ho voluto un po' staccare dalla Bonelli, sennò diventa. Anche perché a me non mi paga nessuno, quindi posso onestamente parlare di quello che mi pare. Il bello di avere. Quindi parlo di Gilgamesh, che ovviamente non sarà un fumetto che otterrà tante visualizzazioni, non è un fumetto straseguito, ora c'è la mano dei robottoni, però voglio dire. Chi si riprendesse questi cinque volumetti in cui raccontata tutta la storia dell'umanità, si parte dai Sumeri fino al viaggio delle stelle, dello spazio, la guerra atomica. Guardate queste bellissime vignette di, scusate, di Lucio Olivera, si è ambientata a Roma, dove appunto vanno a cercare, è ambientata a Roma, dove dove il nostro Gilgamesh si confronta con Michelangelo Buonarroti, ovviamente ha conosciuto anche lui, perché essendo immortale poteva lasciarsi sfuggire Michelangelo Buonarroti. Quindi il senso, cioè Gilgamesh è un uomo, beh, un essere che a un certo punto capisce che il senso della vita dell'uomo sta nell'essere mortali, che
che è la morte che dà un senso alla vita. E senza la vita, no, senza la morte, la vita non ha senso. Può essere una riflessione piuttosto, non è banale. Robin Hood è stato, e ripeto, lo ripeterò fino allo sfinimento, uno dei più grandi sceneggiatori di fumetti. Mi sembra di essere maestrino della penna rossa. Non ce l'ho la penna rossa, ce l'ho la penna sfinita, quasi finita questa. E sto, prendo la penna, il caffè e faccio la tatta. Questo altro ha dato un bellissimo libro di Bianciardi, ma ne parleremo in seguito. Dicevo che Robin Hood è uno stato, è sicuramente uno dei più grandi sceneggiatori di fumetti mondiali. La lettura di Gilgamesh non è una semplice lettura di fumetti, è la lettura di un capolavoro assoluto della letteratura disegnata, non disegnata, fate voi. Ma veramente questi escite a, che poi non costano tanto, poi mensile 5,90 euro, quindi è un impegno che si può gestire perché è uscita agosto, poi uscirà a settembre. Di solito esce verso la fine di settembre, verso la fine del mese. Che vi devo dire? Questo è quanto. Gilgamesh, il nostro amico Gilgamesh, che veramente è un fumetto. Cioè, lo chiamo fumetto, ma è limitativo, è un capolavoro dell'arte mondiale. Cioè, prendetevi questi 5 volumi. Rileggeteli tutti, poi leggete Nick Rider, leggete Mister No, ma qui trovate qualcosa in più. Cioè, qui capite che Robin Hood aveva una marcia in più, ma molte marce in più rispetto a tanti sceneggiatori, ma non perché voglia accusare gli altri sceneggiatori, ma perché leggendo questa cosa di Gilgamesh, veramente si ha Robin Hood ci dà un'apertura mentale su temi e affronta temi, poi con una leggerezza veramente omerica, che voglio dire. No, oserò dire una cosa che farà inorridire tutti, ma non inorridite, nel senso tranquillamente, a casa vostra, inorridite quando dirò questa cosa, non è da meno di Anna Karenina di Tolstoj, e so che questo farà inorridire molte persone, però è così, non è roba da, cioè, questa cosa non è una cosa che, perché c'è, cioè, l'idea che. Questo andrebbe, è un pensiero che c'è sottobosco di questo pensiero in tanti, no, che siccome è un fumetto, c'è scritto Rancho Story Maxi, che sarà mai, è un fumetto e che cavolo, no, questo fumetto vale quanto Guerra e Pace. Inorridito, so che state inorridendo, ma tanto fa caldo, quindi se avete un po' di brivido, di inorridimento, vi fa bene così vi rinfrescate. Però veramente, se avete la pazienza, perché poi non è neanche un fumetto facile, voglio dire, non è una lettura semplice, tutta la storia dell'umanità ripercorsa dal Giglio, cioè voglio dire, ringraziamo Lancio Story e Laura Edizione che ce l'ha riproposto, se ci proponesse altre cose di Robin Hood, gliene saremmo molto grati, come Martinelle e varie altre cose, insomma, la Gash, come. Robin Hood poi c'era questa fissazione per i sumeri, sempre ritornando sempre a Zachariah Sitchin, e con questo passo e chiudo.